Nome. Corrado. Francesco. Cognome. Non importante. Liambo. Soprannome. Non c'è nessuno. Ah, qualcuno mi chiama una formanella? E certo mi dicono Francari. Età? Le persone eccezionali non hanno età. Età 56 anni, perché sapete, no? Stato civile. Single no. È tremendamente giovane. Stato civile mobile. Un aggettivo per descrivere il tuo paese. Come diranno gli inglesi, charming, incantevole. Empatico, a parte di questo paese. Quanto pensi di essere permaloso da 1 a 10? 100. Facciamo da 10, sono molto permaloso. È divertente? Dipende dai casi. Al tempo soprattutto. Divertente tantissimo. Ti mettiamo alla prova. Meglio io, ti farei piangere. E c'è bisogno di mostrarla, se mi guardate, guardate, sono così, come mi dite. Cos'è per te il carnevale? Un modo per divertirsi, ma anche per dimostrare ciò che si vale. Il carnevale per me è tutto, è divertimento, è gioia, pazzia, amore, tutto. E per i maiorisi? Non lo so. Per alcuni può essere divertimento, per alcuni altri può essere anche un carnevale che dice che non è niente, non vale niente. Ha mai pensato il mio balletto fa cagare? No. Sì. Ha mai pensato il mio gruppo di ballo fa cagare? Offenderei l'altra gente. No. Travestimento, uomo o donna? Viva la vita. Mi piace. Perché? Perché l'abbigliamento femminile è vasto, ci può mettere la minigonna, ci si può mettere la veste lunga, ci si può mettere un pantalone, ci può mettere... Mi piace l'abbigliamento, è molto, molto sexy. Hai mai rimorchiato a carnevale? Se per rimorchiare si intende una sveltina può essere, una storia vera. Sì. Ho rimorchiato un gruppo di giovani, era una sera che siamo andati a festa di ballo. Il ricordo più bello? Le mie vittorie. Il ricordo più bello è proprio quella serata di carnevale che sono stato a questa festa di ballo. E il più brutto? Non c'è. Il più brutto è quando ho perso la scarpa e non l'ho trovato più ballando. Pensi di essere un'icona del carnevale? Penso di aver dato tanto. Le icone non esistono. Sì, preferisco dire sì. Perché? Perché sono stata sempre una persona al centro dell'attenzione, sia nel vestire che nel ballare e tutto. E l'altro? Non so, meglio non pronunciarsi. L'altro per me è un amico, però non lo so da parte sua che può pensare. Cosa invidia l'altro? Il saper mischiare sangue e profano. Ma non ho mai invidiato l'altro, dico la verità. Quante volte vi siete scontrati? Nella vita sempre. Mai scontrati, io e lui non ci siamo mai scontrati. Un aggettivo per descrivere l'altro? Non ce ne sono, nella lingua italiana non è un altro. L'altro è un po' vipera. È un po' vipera. Ci sono imbrogli nel carnevale? Sempre, nella vita ci sono imbrogli. Può darsi che sotto sotto ci sta qualcosa. Un consiglio per migliorarlo. Cambiare totalmente. Migliorare, il consiglio che direi che le sfilate da fare la mattina, non la pomeriggio. La sfilata del carnevale. Quest'anno da cosa ti travesti? Sono già travesti. Quest'anno travesto da cinesina, made in Cina. Tipo lanterne rosse. Ti sei mai imprecato al carnevale? Prima di no. È la vita comunque, nella vita bisogna sempre ubriacarsi. No, mai, questo non è da me. Ubriacarmi non è da me. Ci canti la sigla del carnevale maiorese? Ma non esiste una sigla, le facciamo noi. Ah, è carnevale. Questo, cioè, non è che conosco il ritmo, però non è che... Fai un urlo. Meglio di no, le corde vocali non me lo permettono. Ah!
Fai una giravolta. Meglio di no, purtroppo la testa è quella di quella, la vorrei perdere facilmente. Falla un'altra volta. Meglio di no. Falla un'altra volta. Un'altra volta? Cosa farai da grande? Ci sto pensando. Cosa faccio da grande? Ormai sono troppo grande per pensarlo. Il complimento più bello che hai ricevuto. Eternamente bello. Ho ricevuto di essere una persona molto... per bene. E che hai fatto? Non lo faccio con il complimento che ho fatto a una ragazza. Se avete dei begli occhi, vedete che begli occhi, delle belle gambe, che belle gambe. A un ragazzo, se avete un bel culo, vedete che bel culo. Saluta l'altro e augura di buon carnevale. Felicità. Ciao, a un buon carnevale, amore. Ciao, tesoro. A tutti. Felicità. Auguro a tutti un carnevale, a tutti quanti un felice carnevale, da parte mia, di Franco, e da parte della vipera. Corrado.